Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Oggi abbiamo un altro ospite, un ospite che è un leader dell'opposizione di Rivarolo Canavese, Marina Vittona. Marina, grazie per essere qui. Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti. Ecco, vogliamo affrontare con Marina una disamina su Rivarolo Canavese, ma prima di affrontare queste tematiche, prima vorrei spendere due parole perché sappiamo tutti in che situazione stiamo vivendo e soprattutto per lei che si occupa di una grande attività importantissima per la città, che è la Proloco. Abbiamo visto in questi ultimi giorni un grandissimo impegno della cittadinanza verso gli sfollati della guerra e soprattutto per lei che ha a che fare ogni giorno con i bambini. Come stanno affrontando questa situazione? Soprattutto perché noi grandi siamo molto preoccupati. Io sono giovane comunque. In generale tutti siamo molto preoccupati, ma a volte bisogna pensare anche ai bambini. Hanno vissuto in questi 2 anni uno stravolgimento sociale clamoroso e quindi è molto preoccupante la cosa. Sì, i bambini sicuramente in questa situazione soffrono molto di più che gli adulti perché hanno una sensibilità molto marcata, e sono bambini, molto stimolati perché sia all'interno delle famiglie, che anche all'interno della scuola, ricevono tutti i giorni stimoli. Quindi in questo caso, a causa degli eventi degli ultimi giorni legati allo scoppio del conflitto in Ucraina, sono quindi sensibilizzati, ipersensibili rispetto a questi accadimenti che li colpiscono profondamente, li spaventano. E non dimentichiamo che escono da 2 anni di socialità assolutamente condizionata e di libertà di gioco e di espressione sicuramente condizionato. Quindi per loro è molto più difficile che per noi adulti accettare questa realtà e comprenderla. Fanno tante domande a cui spesso è anche difficile rispondere o comunque tradurre in un linguaggio semplice per loro e adatto a quello che sta succedendo nel mondo, perché i bambini comunque dire bambino e dire amicizia, dire fratellanza, solidarietà, gioco comune. Loro oggi vedono queste immagini televisive di bambini che comunque soffrono, che devono scappare, che sono sotto le bombe, quindi si immedesimano. E per noi docenti tutti è difficile comunque dare una giustificazione a quello che sta accadendo ai loro occhi. Non si può dare perché è ingiustificabile quello che è accaduto, che sta accadendo, ciò che nessuno mai avrebbe più pensato che in una Europa, in un continente civilizzato, civile, potesse scoppiare una guerra. Diciamo, sicuramente tutti i cittadini sono rimasti colpiti, siamo tutti impreparati, fortemente impreparati, sia come cittadini che come credo anche governi locali, governi nazionali. E questo comporterà uno stravolgimento ulteriore delle nostre abitudini di vita, del nostro modo di pensare. In questi 2 anni e mezzo ormai siamo proprio stati condizionati nelle nostre priorità. Sicuramente le priorità sono cambiate. Ora la priorità per tutti credo sia avere condizioni di salute accettabili, avere condizioni di vita e di sicurezza accettabili. E invece in questo momento il mondo veramente non ci sta dando la sicurezza, la tranquillità, abbiamo paura comunque di perdere la nostra condizione di pace, di vita, insomma, serena dal punto di vista lavorativo, sociale, familiare, economico. Quindi è una situazione molto molto particolare. Siamo tutti chiamati nel nostro piccolo a fare ciascuno per il proprio, anche nel pur piccolo contributo, a dare un contributo e ad allungare una mano verso gli altri, verso il prossimo. Naturalmente chi come me, insomma, viene dal mondo del volontariato sociale,
sente questa emergenza umanitaria con una sensibilità particolare, abbiamo sentito immediatamente il bisogno di attivarci e alla prima richiesta di aiuto con le associazioni del territorio ci siamo mossi, con la Pro Loco, con la Chiesa Evangelica, ma tantissime associazioni del territorio si stanno muovendo, la Caritas locale. Le scuole stesse, le famiglie hanno risposto in maniera straordinaria, portando materiali, portando aiuti umanitari e in modo che noi potessimo consegnare. Questa è stata una grande mobilitazione. I piccoli hanno voluto contribuire, chi ha portato un gioco, chi ha portato, ha rinunciato a qualcosa di suo, magari dei generi di abbigliamento, generi di prima necessità, ma anche i bambini hanno voluto da questo punto di vista contribuire ed esserci. Sì, diciamo che sicuramente una cosa molto importante è quella che ha compattato tutti, diciamo, tra virgolette, perché viviamo in un periodo di disgregazione sociale e di cittadinanza. Diciamo, è stato uno stimolo di nuovo tanti vedere il parco, il nuovo parco di Rivarolo, pieno di ragazzi giovani, di bambini, di genitori, di mamme, tutti insieme comunque a manifestare per un qualcosa di politico, nel senso, perché questa è una guerra politica, una guerra di uno sfizio, un vizio, diciamo, tra virgolette, dei grandi. E vedere lì tutta la cittadinanza protestare per la pace, per chiedere, appunto, comunque fa strano pensare che noi, tra virgolette, pensiamo di essere così lontani, siamo Rivarolo, Canavese, chi mai penserebbe all'Ucraina o alla Russia? Eppure è stato bello vedere tutti quei bambini, tutti quei ragazzi, soprattutto il liceo Aldo Moro, che si sta muovendo veramente tanto per questa tematica. Quindi penso che comunque è stato bello vedere Rivarolo in un periodo in cui... Certo, di certo. Desolazione cittadina, si può dire, perché arrivavamo da un periodo in cui Rivarolo era un po'... stava andando un po' a morire, tra virgolette. Io da questo punto di vista non avevo dubbi, perché la nostra radice culturale, il nostro retaggio culturale ha comunque alla base valori di solidarietà e di accoglienza e di umanità molto forti. E nei momenti di difficoltà il popolo italiano, ma l'Europa in generale, sa ricompattarsi, e quindi proprio nelle situazioni peggiori, di maggiore difficoltà, di maggiore emergenza politica, amministrativa, valoriale, paradossalmente si è cementificato questo spirito europeo, questo spirito di solidarietà che caratterizza, insomma, un po' tutti i nostri popoli. E per quanto riguarda Rivarolo non avevo dubbi, perché c'è un sostrato di associazioni che lavorano nel settore culturale, religioso, sportivo, nel sociale, quindi il cuore della promozione sociale non ha smesso di pulsare, e la prova ne è stata il fatto che al minimo stimolo, al minimo richiamo, la cittadinanza a rivarolese, ma anche canavesana, perché c'erano molti sindaci, appunto, dei paesi limitrofi, molti rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni dei paesi vicini, hanno risposto a questa chiamata, che era doverosa, che era attesa, perché tutti stavamo aspettando, insomma, un segnale di questo genere. È stato molto bello, ci siamo sentiti molto uniti, io ho partecipato poi insomma anche con i bambini e con tutti gli istituti scolastici della città, le associazioni, e è stato un grandissimo segnale. Noi dobbiamo gridare forte questo bisogno di pace, questo bisogno di solidarietà, di progressione culturale, di progressione sociale, perché la guerra è l'esatto contrario, la guerra è la regressione della cultura, la regressione dell'economia, delle condizioni sociali di vita di ciascuno di noi. E le conseguenze di una guerra sono devastanti dal punto di vista delle perdite umane, dal punto di vista sociale, economico, e ci saranno sicuramente dei contraccolpi molto pesanti
dopo questo conflitto, e soprattutto c'è l'incertezza di quello che può succedere e di come si potrà concludere, perché noi speriamo che si concluda al più presto, che tacciano le armi, ma come dicevo non sarà semplice in questa situazione. Le diplomazie internazionali dovranno, insomma, lavorare molto di più, lavorare in maniera efficace per far finire questo conflitto il più presto possibile. Ecco, io adesso, dopo questo argomento che comunque ci unisce, mi sposterei in qualcosa magari di più ostico, parlando un po' di politica rivarolese, che poi definire politica anche a volte è un po' brutto, perché comunque il bene della città è il bene della comunità, perché parlare a volte, usare il termine politica è un po' brutto, perché molti lo associano a qualcosa di negativo. Parliamo di bene della città, anche se alla fine è politica. Ecco, abbiamo visto la scorsa settimana, abbiamo parlato con un altro leader dell'opposizione, abbiamo avuto un'idea chiara della sua, ossia una città che sta andando a scemare, una città che sta andando a morire, una città che nel suo punto fermo del suo tessuto socio-economico, ossia il commercio, sta perdendo tantissimi colpi, sta perdendo a livello economico delle grandissime batoste. Abbiamo visto il mercato che appunto per riguardo l'intervista della settimana scorsa, un mercato che sta perdendo tanto. E volevo chiederle un parere sul commercio in questo momento della città, come lo vede? Ma io farei due discorsi distinti, nel senso che questi ultimi due anni di pandemia hanno fortemente colpito le comunità locali, hanno fortemente inibito tutte quelle che erano le attività socio-economiche e anche culturali. Rivarolo è stata colpita forse anche di più rispetto ad altri centri, ma per il semplice motivo che è una città di medie dimensioni, di conseguenza ha un bacino di utenza intorno a sé che è stato condizionato da questi due anni. Quindi questi due anni hanno probabilmente peggiorato una situazione di parziale declino che già era iniziata prima. Quindi bisogna distinguere e saper vedere che comunque, ad esempio, per quanto riguarda la vitalità della città, la mancanza di eventi culturali, momenti di aggregazione, sono stati anche fortemente condizionati da elementi di sicurezza che era comunque fondamentale in questi due anni, perché queste erano le norme che noi dovevamo far applicare e quindi sicuramente non ha aiutato, ha contribuito ad acuire, diciamo, una situazione di difficoltà. Per certi versi penso di poter dire che in qualche situazione questa situazione emergenziale di pandemia è stata utilizzata anche un po' come un alibi, per cui ci si è, come dire, quasi accomodati in una posizione di inerzia, perché tanto non si può fare nulla. Invece in queste situazioni bisognerebbe preparare il dopo, proprio perché al termine dell'emergenza sanitaria sia possibile ripartire immediatamente, non attendere una programmazione, una progettualità. Ora, il 31 di marzo finirà questa emergenza sanitaria e noi dovremmo essere assolutamente pronti a far ripartire la nostra piccola economia locale, il nostro tessuto socio-economico, e a far ripartire gli eventi per rivitalizzare Rivarolo. Io vorrei una Rivarolo molto più vivace di quella che infatti vediamo ora. Credo che Rivarolo abbia assolutamente gli strumenti per poter reagire in maniera immediata, non ne dubito, perché abbiamo per esempio un tessuto associativo molto importante. Il nostro albo delle associazioni cittadine conta più di 70 associazioni, non tutte sono operative, però una buona parte lo sono in ambito sportivo, in ambito culturale, socioassistenziale, e quindi, come dicevo già poc'anzi, il cuore pulsante di Rivarolo è sempre vivo. Basta adottare degli strumenti anche semplici, basta lanciare lo stimolo e sicuramente la città sarà in grado di reagire.
Io me lo auguro perché sicuramente Rivarolo è molto basata dal punto di vista economico sul tessuto commerciale. Il nostro tessuto commerciale cittadino è stato fortemente penalizzato da queste condizioni di pandemia, ma anche prima, diciamo, manteneva uno status, diciamo, privilegiato che però oggi non può più bastare. Il fatto che Rivarolo sia una città commerciale non può più bastare, deve essere tutto questo accompagnato da delle azioni di rinforzo che deve fare in parte l'amministrazione comunale, in parte in collaborazione con altri enti pubblici, con le associazioni e anche appoggiandosi a delle iniziative dei privati. Quindi io vorrei che l'amministrazione comunale fosse molto più attiva da questo punto di vista, nel senso di aprire anche delle collaborazioni in modo da poter sostenere e rilanciare il nostro commercio, che sicuramente, come dicevo, ha molto patito. Per quanto riguarda per esempio la questione del mercato cittadino, sappiamo che insomma, buona parte dei cittadini hanno gradito questa iniziativa di spostare il mercato in Corso Rocco Mealia per il fatto che era molto ampio il corso, quindi come dire, il mercato è stato dislocato dando un ampio respiro. Se però da una parte ai cittadini è piaciuta abbastanza questa modalità, dall'altra ci sono delle enormi criticità, prima di tutto di vitalizzazione, perché il mercato cittadino spostato in quella via ha fatto sì che il passaggio sul centro storico nel sabato, la vitalità del sabato, sabato mattina sia andata a scemare e quindi molte attività che lavoravano sul passaggio anche dei fruitori del mercato abbiano avuto un calo di oltre il 30% dei loro introiti economici, che è tantissimo. Inoltre, nella zona dove è attualmente collocato il mercato e non ci sono i servizi strutturali di attacco corrente, attacco acqua, servizi igienici, quindi occorre prendere una decisione definitiva. Per quanto riguarda il mio gruppo, Rivarolo Sostenibile, noi abbiamo presentato in Consiglio Comunale diverse interrogazioni, diverse mozioni per dire che a nostro parere il mercato deve essere riportato nel centro cittadino. Ci è stato risposto che sarebbe stato fatto uno studio di fattibilità. Noi non abbiamo attualmente notizia di questo studio di fattibilità, se è in corso, se è stato completato, nulla ci è stato presentato, quindi non abbiamo delle notizie fresche. Ma riteniamo che il mercato debba essere riorganizzato, riqualificato, riportato nel centro della città. Ovviamente andando a vedere tutte le condizioni di sicurezza, ma questo i professionisti che fanno i piani di sicurezza, che fanno uno studio di fattibilità per ricollocare e anche suddividere magari per aree tematiche omogenee le varie tipologie merceologiche, quello è il loro mestiere e sicuramente sapranno darci uno strumento. Certo, una volta che questo strumento è stato consegnato, occorre prendere una decisione. Per quanto ci riguarda, abbiamo anche proposto, ad esempio, di coinvolgere Viale Verone nella esposizione merceologica in modo da creare un circuito a ferro di cavallo, diciamo, tra Viale Verone, il controviale di Corso Torino, Corso Indipendenza e ovviamente fino a toccare Corso Italia. Ovviamente però una delle due arterie, o Viale Verone o Corso Italia, deve essere lasciata per lo sbocco dei veicoli. Quindi comunque già riportando un circuito di questo genere nel centro si farebbe ricircolare il pubblico e se ne trarrebbe giovamento. Non è necessario coinvolgere, se risulta molto problematico, via Ivrea. Invece in via Ivrea si potrebbero per esempio portare dei piccoli banchetti e mi sto chiedendo ad esempio perché non possiamo portare
il mercato di Campagna Amica, spostandolo dal venerdì pomeriggio al sabato mattina, proprio in questa via Ivrea. So che però purtroppo le altre città hanno calendarizzato e hanno chiesto a Campagna Amica anni addietro il sabato mattina, quindi questa data non è disponibile, però sicuramente si possono trovare delle alternative studiandoci un attimo. Sì, diciamo che è stata molto chiara su questi due punti. E aspetteremo lo studio di fattibilità a questo punto per vedere cosa si può fare, come si può agire. Un altro punto che volevo toccare, ed era una mozione del Consiglio, se non sbaglio, di settembre, e stiamo parlando del parco fotovoltaico. Non si sanno molte notizie riguardo, nel senso, è una cosa che è uscita, però non sappiamo molto, quindi cerchiamo di capire insieme cosa sta accadendo, perché sappiamo che c'è un'azienda privata che vuole costruire un parco fotovoltaico di 120.000 quadri. E diciamo che qua un po' la cittadinanza si è spaccata anche all'interno del comune. Ecco, è un'occasione per avere a livello energetico energia pulita, però allo stesso tempo abbiamo anche una parte della cittadinanza che si lamenta perché si va a devastare un'area storica privata, cioè un'area storica e agricola naturale importante. Qual è il suo punto, la sua opinione a riguardo? Ma è molto, molto amareggiata per come si è svolta l'intera vicenda, perché questa impresa ha richiesto il permesso di impiantare questo parco fotovoltaico che è di dimensioni enormi. L'abbiamo paragonato tutti per semplificare a un'area equiparabile a 13 campi da calcio, in una zona a forte vocazione agricola, a sud della frazione Argentera, e questa autorizzazione è stata chiesta nel mese di marzo 2021. È stato depositato il progetto e durante il periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, si sono tenute le conferenze dei servizi completamente in modalità asincrona, quindi senza neanche collegamento online diretto tra gli enti che dovevano esprimere un parere, ma soltanto in modalità asincrona, quindi vuol dire che gli enti si sono scambiati i singoli pareri via PEC o comunque in maniera indiretta. E di tutto questo non è stato informato il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è stato informato al mese di ottobre durante una conferenza chiamata dall'assessore ai lavori pubblici, l'assessore all'urbanistica. E nel frattempo era già pervenuta l'autorizzazione unica della città metropolitana di Torino, perché questo è un impianto sottoposto ad autorizzazione unica, dove il comune di Rivarolo deve dare l'autorizzazione dal punto di vista edilizio e paesaggistico. Ora io mi chiedo come sia possibile, ma questo è veramente un vulnus di questa amministrazione comunale. Io l'ho detto molte volte al sindaco Rostagno e anche a tutti gli assessori, ho fatto molte volte appello al fatto di confrontarsi e coinvolgere i consiglieri all'interno delle commissioni consiliari, ma questo non avviene puntualmente da 7 anni, cioè è proprio un modus operandi che io non condivido, che è fortemente lesivo del nostro ruolo di consiglieri comunali e della nostra azione, che sia di maggioranza o di minoranza, perché non mi sembra che i consiglieri comunali di maggioranza siano informati esattamente come non lo sono quelli di minoranza, anzi forse un pochino anche di meno rispetto ai capigruppo di minoranza. Questo lo trovo molto grave, che di tutto l'iter amministrativo noi siamo stati informati come consiglieri a cose fatte, è gravissimo. Io stessa per avere tutta la documentazione del progetto ho dovuto fare di mia iniziativa, a nome del mio gruppo, un accesso agli atti, dove ho raccolto gli atti e il procedimento è tra relazioni illustrative, planimetrie e quant'altro di oltre 500 pagine. Ora, ho visto che ad esempio gli enti limitrofi che avevano
i comuni limitrofi che avevano diritto di esprimere anche un parere oltre a Rivarolo, Rivarolo ha dato il parere favorevole alla fine, perché l'ufficio tecnico sostiene che appunto dal punto di vista urbanistico c'è la compatibilità di quell'impianto rispetto all'area. Ma io credo che in queste situazioni, prima di arrivare al parere di natura tecnica, ci siano tutta una serie di passaggi che evidentemente l'azienda deve aver fatto anche con l'amministrazione comunale, perché un imprenditore mi insegna che quando va a insediarsi in una certa area, prima di tutto prende contatti per capire se sussistono le condizioni anche di favore amministrativo e politico di un'iniziativa del genere. Ecco, e quindi Rivarolo da un lato ha espresso il parere favorevole, dall'altra gli altri comuni limitrofi non hanno fatto pervenire il parere, quindi ad esempio il comune di Favria, di Oglianico e di Front non hanno fatto pervenire neanche il parere, quindi è passato come un silenzio assenso. Altro elemento gravissimo di questa vicenda. Quando noi siamo arrivati in Consiglio Comunale abbiamo fatto una forte opposizione, devo dire tutti i gruppi di minoranza in maniera unita abbiamo creato una forte opposizione dicendo al Comune che dovevamo cercare la modalità per riuscire ad opporsi, il Comune non voleva più procedere a fare nulla perché diceva tanto ormai la competenza alla città metropolitana ha dato il parere positivo, non si può tornare indietro. Comunque poi abbiamo convinto l'amministrazione a chiedere un parere legale. Siamo stati invitati come capigruppo di minoranza a parlare con l'avvocato che era stato incaricato e l'avvocato ha descritto verbalmente a noi questo parere, che peraltro non ci è stato trasmesso agli atti, quindi non c'è stata neanche l'accortezza di fornirci questo parere. Comunque sicuramente la nostra impressione è che l'amministrazione comunale non abbia voluto fare una vera opposizione rispetto a questo impianto. Non ho visto il coinvolgimento dell'amministrazione comunale rispetto alla Coldiretti, rispetto alla cittadinanza della frazione Argentera, non è stato presentato pubblicamente il progetto e questa è un'altra cosa molto grave. Questa amministrazione comunale ha un difetto di comunicazione verso i cittadini e verso gli eletti, che sono i consiglieri comunali, molto molto importante. Io di questo me ne rammarico tantissimo, perché in questi anni abbiamo cercato anche di fare un'opposizione costruttiva, collaborativa, abbiamo cercato di dare delle idee, di appoggiare il comune nel momento del bisogno della pandemia, però non ci sentiamo realmente ascoltati, non ci sentiamo realmente coinvolti e, come dire, rispettati nel nostro ruolo. Questo impianto, parliamo di economia green, no? per venire alla domanda, allo stimolo che hai dato tu, parliamo di economia verde, ma questa è la parte oscura del green, nel senso che quando diventa un business solo ed esclusivamente per il privato, e oltretutto in questo caso un impianto del genere impattante atterra in una zona che ha vocazione agricola, è assolutamente assurdo. È vero che c'è un buco normativo dal punto di vista regionale, nazionale, per cui adesso questi impianti fotovoltaici megagalattici stanno spuntando come i funghi in tutti i comuni, esattamente come succedeva prima con gli impianti delle radiofrequenze. Ecco, ma in questo caso il Comune di Rivarolo lo scorso anno si è dotato di un regolamento interno per impianti di radiofrequenze, perché poteva comunque incorniciarlo all'interno di un apparato normativo esistente. Nell'altro caso l'apparato normativo non c'è e allora della serie liberi tutti. Però io penso che noi, facendo leva sui diversi attori, Coldiretti, agricoltori, cittadinanza, città metropolitana, avremmo potuto e dovuto impedire che questo impianto potesse atterrare. Adesso ci sono ancora i tempi tecnici per fare un'opposizione a questo impianto ricorrendo al Consiglio di Stato, e io credo che sarebbe assolutamente opportuno farlo, perché il Comune di Rivarolo ha spinto il fotovoltaico negli anni precedenti in fase di approvazione del piano regolatore.
ma il fotovoltaico sui tetti. Addirittura noi stessi dell'opposizione di Rivarolo Sostenibile avevamo proposto di estendere, di consentire che anche gli edifici storici e anche per esempio le stalle per quanto riguarda gli imprenditori agricoli potessero avere il fotovoltaico sul tetto per la produzione autonoma di energia. Ma non così, non si è mai parlato, non si è mai voluto il fotovoltaico a terra. Il fotovoltaico a terra è uno scempio che sottrae suolo verde, in questo caso sottrae suolo al, diciamo al seminativo, perché quella zona dove dovrebbe essere costruito questo impianto è una zona a forte vocazione agricola, prativa e seminativa. Tra le altre cose, adiacente ad un edificio storico settecentesco, la Cascina La Marescialla, che il nostro piano regolatore tutela perché è comunque addirittura una cascina riportata a catasto Rabbini, quindi ha un'origine storica, ha un interesse storico documentale. Ecco, noi andiamo a fare uno scempio ambientale di questo genere proprio vicino a un edificio di natura storica. Mi sembra veramente un'assurdità. Ecco, io vorrei che il comune fosse molto presente a se stesso in queste cose, che fosse grintoso, che si relazionasse con Città Metropolitana e Regione Piemonte nel giusto modo. In altri paesi, ad esempio a Lombardore, l'amministrazione comunale è riuscita a bloccare con una serie di tavoli e di trattative con le aziende e naturalmente dove le aziende poi vedono che non ci sono le condizioni per atterrare, non atterrano. Noi questo avremmo dovuto fare, pur condividendo la tecnologia. Quindi la nostra posizione non è contro il fotovoltaico assolutamente, ma è contro il fotovoltaico a terra in quelle condizioni particolari. Potevamo anche vedere se c'era l'alternativa, perché ci sono aree industriali dismesse dove questo fotovoltaico a terra potrebbe atterrare, ma ci deve essere un'amministrazione che comunque è presente e, come dire, gestisce il proprio territorio perché conosce le singole aree e le destinazioni urbanistiche del proprio paese e sa eventualmente dove indirizzare chi e come farlo. Ecco, diciamo che è una storia che ha tante contraddizioni, soprattutto a livello interno dell'amministrazione, è un lato oscuro da quello che sentiamo, diciamo, tra virgolette. Quindi questo fa pensare molto, anche perché lei ha citato il lato comunicativo. Il lato comunicativo è totalmente assente, potremmo dire, sia a livello cittadino, ma in questo caso anche a livello istituzionale. Ed è un punto, diciamo, tra virgolette, molto molto grave. Ecco, un'altra cosa di cui vorrei parlarle è, allora, lei nella sua carriera politica è sempre partita, diciamo tra virgolette, dal basso, dall'associazionismo. Non ha mai, anche nelle ultime elezioni, non si è mai aggrappata al partito politico, comunque a un simbolo. E nell'ultimo periodo nella cittadinanza si è fatto molto largo il fatto che lei potesse, in una futura elezione, diciamo, riunire questo bipolarismo, perché lei nelle ultime elezioni ha spaccato il bipolarismo rivarolese, sinistra-destra, e si è messa probabilmente in mezzo e ha rotto, diciamo, questo asse che si era sempre formato a Rivarolo tra sinistra e destra. E quindi nella cittadinanza negli ultimi periodi si è parlato magari di una possibile alleanza con il centro-sinistra da parte sua nelle prossime elezioni, la vicinanza. Questa può essere una verità oppure totalmente da smentire, secondo lei? Intanto io ho piacere di dire, tra le altre cose porto anche il saluto, ho dimenticato prima, me ne scuso, porto anche il saluto della mia collega Sandra Ponchia, che non ha potuto essere presente oggi perché ha avuto problemi di salute anche lei, il Covid ha colpito e quindi non ha potuto essere presente. Però con Sandra si sta facendo un grandissimo lavoro di studio e un grandissimo lavoro di preparazione di quello che potrebbe essere naturalmente il prossimo futuro. È ovvio che, avendo lavorato moltissimo in questi anni per riuscire a dare un progetto alternativo per la nostra città, il fatto di essere
coerenti in questo progetto e di poter continuare in questo momento a vigilare, a fare proposte, a fare controdeduzioni è la nostra attività principale in questo momento. Vengono molti stimoli dal nostro gruppo di base che ha continuato ad essere presente, a foraggiare il nostro lavoro di interrogazioni consiliari, di mozioni. E tra le altre cose è stato un lavoro molto importante perché in alcuni casi l'amministrazione comunale ha accolto le nostre proposte. Per esempio è stata accolta la proposta di creare il portale del turismo e del commercio per Rivarolo. Il Consiglio Comunale l'ha approvato questa nostra proposta all'unanimità, così come ha approvato all'unanimità per esempio l'istituzione del regolamento dei beni comuni, si parlava prima del fare il bene comune, quindi di gestire determinati beni con il concorso dei cittadini, facendo i patti di collaborazione con i cittadini, che sono un istituto, una modalità che molti comuni stanno utilizzando già da tempo. E diciamo c'è stata una condivisione, quindi noi abbiamo cercato in questo periodo di collaborare per quello che si poteva e abbiamo condiviso alcune cose. Non si sono ancora realizzate, nel senso che il portale del turismo, che è una cosa a cui personalmente tengo molto, lavorando da anni nella promozione turistica, ancora non è stato istituito. Il regolamento dei beni comuni, sono 2 anni che lo spingiamo e non capiamo come mai questo regolamento così semplice, di cui noi abbiamo fornito una bozza, una proposta, non sia ancora stato approvato, però l'assessore alle politiche sociali mi ha detto che è in fase di arrivo, quindi speriamo che col bilancio arrivi anche questo regolamento. Quindi abbiamo, là dove si poteva, cercato dei punti di contatto e sicuramente li abbiamo anche trovati. Quello che potrà accadere per il futuro non si sa, nel senso che noi vogliamo lavorare aprendo al massimo il nostro lavoro di consiglieri comunali, lo mettiamo a disposizione anche l'esperienza che abbiamo, l'esperienza di conoscenza, perché comunque la macchina amministrativa dopo 7 anni insomma è abbastanza nelle nostre mani, nelle nostre corde, almeno dal punto di vista della conoscenza. Quindi cercheremo di vedere quali condizioni si realizzeranno tra 2 anni, se sarà possibile diciamo collaborare con altri soggetti, con altre compagini, siamo aperti. Tutto potrebbe accadere, perché sicuramente questa amministrazione completa i 2 cicli di mandato e quindi si deve ricreare un qualcosa di nuovo. Così come è giusto portare delle novità e cercare di rinnovare al massimo anche per quanto riguarda gli altri gruppi. Quindi tutto può essere. Certamente per quanto riguarda il Rivarolo Sostenibile, il nostro gruppo continuerà a lavorare, ci sarà e speriamo di poter rappresentare un'alternativa, una sicurezza per i nostri cittadini. Insomma, noi abbiamo voglia di metterci l'impegno, siamo persone molto operative, quindi abbiamo voglia di lavorare, di fare, e per fare bisogna essere assolutamente concentrati sui progetti futuri. Adesso in questi giorni abbiamo visto che l'amministrazione comunale finalmente ha partecipato a dei bandi nazionali legati al PNRR, ci sono degli importanti progetti per riqualificare i 2 parchi del Castello Malgrà e di Villa Vallero, potrebbero rappresentare una svolta, per costruire il nuovo blocco della scuola media, costruire le nuove sezioni di scuola materna che personalmente da tanti anni che sto chiedendo di smettere di investire soldi negli affitti nelle 2 sezioni che abbiamo presso una struttura privata e di costruire invece la scuola pubblica nuova e quindi investire in qualcosa che poi rimanga. Se questi progetti andranno in porto, ovviamente devono essere cofinanziati anche dal Comune di Rivarolo, quindi ora vedremo cosa succederà con il bilancio 2022. È stato depositato proprio nella giornata di ieri, quindi noi non ne abbiamo ancora preso visione, lo faremo in questa settimana.
Questa settimana che viene ci sarà la discussione in commissione bilancio, quindi vedremo anche che tipo di taglio si vuole dare per la gestione delle risorse economiche, dove si vorrà andare a investire, e vedremo se ci si troverà in un punto comune. Ecco. Dico che in questa situazione, e non è un eufemismo, Rivarolo ha bisogno di pacificazione, cioè Rivarolo ha bisogno di trovare il maggior numero di forze che convergano in un progetto comune. E solitamente un progetto di questo genere può solo essere civico, perché comunque devi aggregare anime diverse. L'importante è che siano anime che hanno a cuore il bene e lo sviluppo di Rivarolo, e soprattutto che portino delle competenze. Oggi servono delle competenze e serve una presenza costante. Come abbiamo visto in questi anni, non si può non dedicarsi completamente. Quando tu scegli di essere un amministratore comunale, scegli di dedicarti completamente, tu sposi quel progetto, non puoi essere assente, non puoi non essere in grado di comunicare con la tua cittadinanza e di avere un filo diretto continuo, quotidiano, con la tua cittadinanza. Sì, mi trovo molto d'accordo su questo ultimo punto. Diciamo, uno dei limiti di Rivarolo è sicuramente il limite degli abitanti, quindi non superando i 15.000 abitanti è anche difficile vedere il ruolo del politico come lavoro, però ormai è una città importante e molto impegnativa dal punto di vista amministrativo, deve essere un lavoro per forza. Una domanda che voglio porre a tutti i leader dell'opposizione rivarolese, che ho già posto la scorsa settimana, è: si parla, ci sono voci di palazzo che dicono che questa amministrazione attualmente è molto in difficoltà e spaccata all'interno. E riusciremo ad arrivare a fine mandato, oppure c'è il rischio davvero di andare a elezioni anticipatamente? Ma personalmente, conoscendo bene insomma gli amministratori, il sindaco, insomma vedendo un attimo, vedendo come lavorano, come si pongono, non credo che ci sia il rischio che questa amministrazione comunale cada. Sicuramente non per una scelta o per un come dire, ma neanche per forze di causa maggiore, non credo. Credo che porteranno a termine il loro mandato, l'importante è che lo facciano non sfilacciati, in maniera insomma significativa per la città, perché ci sono ancora 2 anni e mezzo, potrebbero essere 2 anni e mezzo più importanti dei 2 mandati, perché in questi 2 anni e mezzo si potrebbero sbloccare dei fondi che sono congelati da 7 anni, perché oltre al poter, diciamo, attirare dei fondi da bandi nazionali come questi del PNRR, da bandi europei, e sviluppare una progettualità che fino adesso Rivarolo non ha avuto, non so per quale motivo non abbia voluto anche organizzare. Io nel mio programma avevo previsto di creare addirittura un ufficio di intercomunale di progettazione europea, una struttura stabile con del personale dedicato proprio solo per attirare fondi e creare rete all'interno del Canavese, riportando Rivarolo ad avere quel ruolo centrale, perché insomma credo che abbiamo fortemente ceduto anche da questo punto di vista come ruolo di leader canavesano. E quindi dicevo, non solo attrarre ma anche gestire i fondi vincolati che ancora abbiamo, e io vorrei capire adesso come si concluderà la vicenda del contenzioso con ASA. So che siamo adesso ormai in Cassazione, in teoria questi fondi sono svincolabili, così era stato scritto nella relazione del revisore dei conti già dallo scorso anno. Ci sono 3 milioni e mezzo di euro che quindi sono lì congelati, e che con un atto di coraggio si potrebbe prendere la decisione di svincolare per utilizzare in opere pubbliche, opere di manutenzione, perché la nostra città di Rivarolo non è solo da 7 anni, è da almeno 15 anni che non ha più una manutenzione importante per le arterie stradali, per l'irriguo, per tutto quello che è comunque
raccolta rifiuti, arredo urbano. Io sono fortemente convinta che Rivarolo deve essere rivitalizzata anche da questo punto di vista, cioè il mantenere l'esistente. Ma mantenere, ormai le opere di manutenzione non possono più essere definite opere ordinarie, sono ormai opere straordinarie, perché abbiamo i canali irrigui che sono insomma da pulire da anni, così come i tombini nelle strade. Le strade stesse. Le strade stesse sono bucate, sono con la brodi, abbiamo tantissimi problemi da questo punto di vista, quindi credo che bisogna... sia necessario da questo punto di vista anche un certo tipo di decisionismo che implica anche una certa dose di coraggio. Se non si usa questo coraggio, Rivarolo non può tornare ad essere la città che è il capoluogo del Canavese, che deve tornare ad esserlo, ecco. Anche dal punto di vista del consorzio rifiuti, io sono molto amareggiata, perché so che in questo periodo si è preparato il bando, è una gara europea, non ci sono state date informazioni, ci sono state proroghe su proroghe dell'attuale gestione dal punto di vista della raccolta e smaltimento rifiuti, e proroghe su proroghe del consiglio del CCA. E non ci viene mai consentito di partecipare a queste riunioni, non veniamo invitati e nemmeno si viene a relazionare. Io penso che un comune che a livello economico porta al CCA tantissimi denari, perché siamo uno dei comuni che sborsa la cifra maggiore per questo servizio, debba avere il diritto di veder relazionato tutto quello che è il computo economico. Ecco, invece noi arriviamo sempre ad approvare il bilancio della città di Rivarolo prima di vedere il computo economico della raccolta rifiuti. Questo è profondamente scorretto, profondamente sbagliato. Sono anni che funziona così, anni che lo evidenziamo e che chiediamo che questa cosa finisca, però non cambia mai nulla. Ciò vuol dire che mancano delle persone che portino le nostre istanze rivarolesi e non in maniera forte. Ecco, tra poco ci sarà il Consiglio Comunale di Rivarolo. E cosa si aspetta da questo Consiglio, anche perché c'è un bilancio ancora da approvare? Beh, mi aspetto che il bilancio, e quindi il documento unico di programmazione, sia finalmente un documento coraggioso, un documento che va a investire nei settori importanti della nostra città, quindi le abbiamo dette, le esigenze, rivitalizzazione culturale, commerciale, rifiuti, arredo urbano, manutenzioni. Sono questi, diciamo, i lavori più urgenti. E poi non dimentichiamo le nostre strutture, quindi non solo scolastiche ma anche sportive. Io vorrei che veramente si tornasse ad investire anche sul campo di Via Merlo, perché lì abbiamo tutta la parte dei bambini delle scuole calcio che lavorano. C'è un tappeto che è diciamo devastato, non si può più definire tappeto. Bisogna investire dei denari anche lì, e poi dobbiamo capire, visto che c'è un appello della società principale della Rivarolese Calcio anche rispetto al campo di Via Trieste, al campo nuovo, dobbiamo capire cosa bisogna fare. Mi aspetto di vedere degli investimenti in modo che si possa dare delle risposte. Non si può più diciamo procrastinare il fatto di dare delle risposte a chi da anni ci sta chiedendo delle soluzioni, perché non stiamo dando delle soluzioni. E pandemia permettendo, speriamo di non avere di nuovo problematiche, però bisogna agire. Sì, diciamo che gli occhi dei giovani riguardo Rivarolo non è più la città di una volta, soprattutto perché, come lei ha detto appena adesso, le strutture sportive, che erano, diciamo, il nostro vanto in Canavese, perché è difficile trovare impianti sportivi come può essere il campo del polisportivo per dei giovani per andare a fare dello sport, che comunque non sono mai state rinnovate, anche il campo di Via Merlo, per andare paradossalmente anche solo a fare una partita di calcetto, Rivarolo non te lo permette, quindi
fare una partita a basket, fare una partita a pallavolo tra amici, per i giovani non è più un'attrattiva importante Rivarolo. A parte, tolto il fatto, come abbiamo detto fino adesso, della vita di Rivarolo, non è più un punto di riferimento nel canavese. E quindi i giovani si spostano, città come Chivasso, Ivrea, Torino, vabbè, Torino, però comunque città come Chivasso e Ivrea che sono due città importanti che stanno aumentando il bacino d'utenza anche grazie ai canavesani. Marina, io la ringrazio veramente tanto per questa intervista. Grazie a voi dell'opportunità. No, grazie a lei. Se vuole lanciare ancora un appello ai cittadini, magari ai giovani, su dare uno stimolo in più per rimanere magari a Rivarolo. Ma ai giovani possiamo dire che noi abbiamo intenzione di continuare a creare delle opportunità anche per loro, e credo che debbano continuare a crederci, debbano impegnarsi in prima persona. Ecco, l'impegno civile è l'unico modo, devono essere protagonisti, devono essere loro a portare le istanze alle istituzioni, alla società civile, a fare pressione. Io mi ricordo quando ero giovanissima, sono stata sempre impegnata dal punto di vista sia del volontariato, sia civile, in amministrazione comunale. Insomma, è un'esperienza assolutamente formativa, tra le altre cose, che ti fa vivere da protagonista la tua città. Quindi io invito i giovani comunque a portare anche le loro critiche, i loro stimoli, le loro idee, perché c'è tanto bisogno. Bisogna unire le idee dei giovani, il saper fare degli adulti, e anche cercare, insomma, di portare un nuovo stimolo all'intera cittadinanza, ecco, cercare di progredire sempre. Grazie mille, e noi ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics.